Amiche ed amici di montediprocida.com, buonasera e benvenuti in anteprima assoluta su montediprocida.com nel nuovo palazzetto sportivo di Monte di Procida in via Bellavista. Siamo entrati per primi, abbiamo avuto questo onore. Tra qualche giorno questo palazzetto diventerà la nuova anima degli sportivi montesi. Sarà qui infatti che la Virtus Monte di Procida Basket giocherà i suoi incontri, sarà qui però poi che ci saranno tanti altri tipi di manifestazione. Questo palazzetto dovrebbe essere consegnato e quindi ci sarà poi una grande festa di inaugurazione martedì 14 dicembre. L'inaugurazione dovrebbe iniziare la mattina dando spazio alle scuole, prima la scuola Dante Alighieri, poi ci sarà anche una delegazione della scuola media Vespucci. Nel pomeriggio invece ci sarà dalle 16 alle 18 l'esibizione del mini basket della Virtus Monte di Procida. Questo anche a testimoniare un po' il passaggio di consegne, perché il Comune ha già deliberato l'affido di questo palazzetto proprio alla società della Virtus Monte di Procida. Dicevo, poi dalle 18 alle 19 invece ci saranno lo spettacolo di California e Kige, mentre alle 19 il piatto forte della giornata, la Virtus Monte di Procida che affronterà la squadra di A1 femminile, vale a dire la Pallacanestro Pozzuoli. Tutto questo, la giornata di martedì ovviamente è stata concepita per dare risalto a questa grande inaugurazione del palazzetto. Il palazzetto di via Bellavista ovviamente sarà la nuova casa per gli sportivi montesi e non. Infatti gli spalti, come potete vedere, sono ben più grandi e ben più capienti rispetto alla palestra di Corso Garibaldi, 600 posti a sedere, quindi davvero qui troveranno posto tutti gli appassionati della pallacanestro montese, che sono tanti e che troveranno proprio in questo palazzetto nuova linfa, nuovo entusiasmo, nuova voglia per affrontare questo campionato e poi ovviamente i campionati futuri. Caro Paco, i nostri atleti della Virtus che noi seguiamo quasi quotidianamente con montediprocida.com hanno bruciato le retine della palestra di Corso Garibaldi. Da martedì saranno queste le retine da dover bruciare, quindi invitiamo Dario Scotto di Perte, il capitano della Virtus, e tutti gli altri biancoazzurri a prendere subito confidenza con questi nuovi canestri e magari farci sognare, così come stanno facendo proprio in questo periodo. La Virtus Monte di Procida è seconda a soli 2 punti dal Marigliano, big match che si disputerà domenica prossima, noi di montediprocida.com saremo lì. Cari amici, stiamo quindi cercando di fare una piccola carrellata su tutte le peculiarità di questo nuovo impianto sportivo. Ovviamente saremo più precisi, vi daremo dati appunto più precisi martedì quando ci sarà l'inaugurazione del palazzetto. Dicevamo, allora, questo lato del palazzetto sarà adibito all'ingresso del pubblico locale, quindi dei montesi. Proprio qui sarà costruito un piccolo bar, mentre gli ospiti, diciamo tutti i tifosi che verranno qui a seguire la squadra del cuore, dovranno entrare dall'altra parte attraverso delle porte che sono dall'altra parte degli spalti. Questi spalti saranno appunto dedicati ai tifosi ospiti. Qui invece ci sarà un cancello, ovviamente, che dividerà comunque per ragioni di sicurezza il pubblico montese da quello ospite. Avevamo appunto descritto queste 3 porte per l'ingresso dei tifosi locali, quindi dei montesi. Da quest'altra parte, se appunto questo percorso, invece si arriva all'ingresso destinato ai tifosi delle altre squadre. Qui è il bar appunto visto dall'esterno. Questi sono i grandi cancelli attraverso i quali dovranno entrare poi i tifosi durante le partite. Grande anche lo spazio riservato, diciamo, all'area spogliatoi. Ci sono infatti degli spogliatoi riservati alle squadre juniores. Dall'altra parte ci sono invece gli spogliatoi riservati alle prime squadre. C'è ovviamente la stanza per l'arbitro, c'è ovviamente anche delle stanze riservate come uffici per la dirigenza montese e per ovviamente le dirigenze di altre squadre.
Allora, abbiamo dato in anteprima qualche notizia relativa al nuovo palazzetto. Siamo entrati per primi all'interno del palazzetto, ve l'abbiamo fatto conoscere ovviamente in modo molto stringato. Martedì ci sarà l'inaugurazione, montedibrocida.com sarà lì e proprio lì daremo un elenco molto più nutrito, molto più approfondito di tutte le specifiche tecniche di questo palazzetto.